Buonasera a tutti. Oggi è il secondo incontro, ma il primo, fra virgolette, che si intervalla fra gli incontri fatti da Fabio, che, come abbiamo detto la scorsa volta, fa da colonna portante, cioè ci racconta della dinastia Estense fino ai giorni nostri, e questo racconto viene intervallato da conversazioni, incontri su donne Estensi che furono importanti. E oggi io apro queste conversazioni sulle donne Estensi con una donna che era una principessa tedesca. Che si chiamava Carlotta Felicitas di Brunswick-Lunenburg, chiedo perdono per la pronuncia tedesca orribile, e di lei comunque ho cercato di far saltare fuori la persona prima che la duchessa, ma è come Aldegonda, si fa molta fatica a trovare notizie proprio sulla persona della duchessa. Viene molto fuori il fatto di questo matrimonio voluto dei due rami, che come ci ha detto la volta scorsa Fabio, che sono nati dai figli di Azzo II, Guelfo IV, diventato duca di Baviera, da cui avranno vite Brunswick, Lunenberg e poi gli Hannover, e da Folco gli Estensi, il rame italiano. E viene fuori anche un'altra cosa, che lei deve, vedremo che il suo compito principale sarà quello di dare un erede al ducato, cosa che non era stato fatto dal duca precedente. Comunque, procediamo con ordine, cominciamo il racconto della vita di questa duchessa, anch'essa poco conosciuta. Ve la presento, è lei, Carlotta di Brunswick-Lunenburg, e come vi avevo detto, questa duchessa è un po' dimenticata, il suo ricordo si è perso nelle pieghe della storia. È divenuta duchessa di Modena perché ha sposato Rinaldo d'Este, che era l'ultimogenito del duca Francesco I ed era diventato cardinale. Ma essendo che il duca Francesco II, che qui vediamo nella slide, era morto senza lasciare eredi, Rinaldo dovette rinunciare alla porpora cardinalizia e diventare duca di Modena, trovare una buona moglie e quindi dare un erede al ducato. Carlotta nasce il 6 marzo del 1671 ad Hannover, nel castello di Herrenhausen, che qua vediamo in una stampa. Questo castello purtroppo non esiste più perché è stato distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Il padre di Carlotta era Giovanni Federico, duca di Brunswick-Lunenburg, e fu l'unico membro di questa casata che si convertì al cattolicesimo. Fu un antenato di Luigi XVI di Francia e di Ferdinando delle Due Sicilie. La madre invece di Carnotta si chiamava Benedetta Enrichetta del Palatinato e anche lei era un'antenata di Luigi XVI di Francia. Carlotta, inoltre, come vi dicevo a proposito degli Hannover,
era nipote di questo Ernesto Augusto di Brunswick-Lunenburg. Cioè, praticamente Ernesto Augusto era lo zio di Carlotta perché era il fratello del padre di Carlotta, Giovanni Federico. Il figlio di questo Ernesto Augusto diventerà poi il primo re d'Inghilterra col nome di Giorgio I di Gran Bretagna e sarà il primo re degli Hannover che siederà sul trono inglese. Nel 1779 Carlotta, qua la vediamo in età adolescenziale e in veste di cacciatrice, vestita come Diana in veste di cacciatrice, dopo la morte del padre, assieme alle sorelle e alla madre, ritornano in Francia. La madre risiedette presso la principessa di Condé, mentre le figlie ricevettero un'educazione cattolica nel monastero di, scusate anche qua la pronuncia francese, di Maubuisson, ove era badessa la loro prozia Louise Hollandine. Ecco qua Louise Hollandine, la prozia che educò Carlotta e che era un'affermata pittrice. Lei, Louise Hollandine, si convertì al cattolicesimo e quindi entrò in convento. Intanto, come abbiamo detto, il futuro marito di Carlotta era Rinaldo, figlio del duca Francesco I e di Lucrezia Barberini, ultimo genito di salute molto cagionevole. Venne così avviata la carriera ecclesiastica. Fu un grande studioso di studi scientifici e filosofia e nel 1688 ricevette la porpora cardinalizia. Come già accennato, all'inizio la situazione nel ducato non era delle migliori, in quanto Francesco II era morto senza lasciare eredi. E quindi il 21 marzo del 1695 Papa Innocenzo XII accolse le dimissioni dalla vita ecclesiastica di Rinaldo. Appena salito al trono, gli obiettivi di Rinaldo, e qua lo vediamo indossando gli abiti ducali e il vestiario del tonson d'oro, l'obiettivo di questo nuovo duca era di doversi sposare presto e subito con un buon partito per la casa d'Este che fosse in grado di dare questo sospirato erede e in parte compensare la perdita, per quel che riguardava la casata d'Este, di un'alta carica ecclesiastica, perché allora per le famiglie dinastiche era molto importante avere delle alte cariche nella Chiesa e quindi il fatto che Rinaldo dovette rinunciare alla porpora cardinalizia fu, fra virgolette, una specie di perdita per la dinastia stessa. La scelta della sposa cadde su Carlotta. Qui vediamo un ritratto di Carlotta in età adulta e iniziarono i negoziati che durarono quasi un anno e di solito la diretta interessata ovviamente non era a conoscenza. Prima di Carlotta l'attenzione venne rivolta alle principesse del Granducato di Toscana, ma poi Rinaldo si rivolse alla ex regina d'Inghilterra, Mary of Modena, che vediamo nella foto, in esilio in Francia, che conosceva bene Carlotta, per avere un aiuto nella scelta. Venne anche presa in considerazione
la vedova del duca di Parma, Sofia Dorothea von Neumburg. Ma anche lei, l'idea del fidanzamento cadde subito e comunque la scelta cadde appunto su Carlotta. Il 18 novembre Carlotta sposa per procura nel palazzo di Hannover Rinaldo. E qua vediamo i due stemmi, gli estensi e quelli degli e dei Brunswick, scusate, e quelli dei Brunswick uniti assieme. E il 6 febbraio Carlotta venne accompagnata dalla madre facendo il suo ingresso nelle terre estensi con il Te Deum che venne celebrato nel Duomo di Modena e l'11 febbraio del 1696 le nozze vennero celebrate a Modena. Lo sposo aveva 41 anni e la sposa ne aveva 25. Mi permetto di dire un buon distacco di età. Per l'occasione delle nozze venne affrescato il soffitto del salone d'onore in cui vediamo Bradamante che viene incoronata da Giove. Ho letto alcune cose mentre cercavo qualcosa su Carlotta e vi era un'ipotesi che poi è scartata, ma la dico comunque perché mi è piaciuta comunque che fosse ipotizzata, che Bradamante rappresentasse Carlotta che venisse appunto incoronata duchessa di Modena. E questo soffitto sappiamo che per chi è andato al Palazzo Ducale di Modena, che ultimamente è stato restaurato, è stata ripristinata l'illuminazione, rifatto il pavimento ed è uno spettacolo vederlo. Ci sono tutti i colori vivi, come se fosse stato fatto appunto ieri, appunto per le nozze di Carlotta. E il dipinto era di Marcantonio Franceschini. Inoltre, per questo matrimonio vennero apprestati relativi apparati, come ad esempio la cosiddetta macchina dei fuochi, che qua vediamo nella slide. A quel tempo si facevano appunto tutti questi apparati mobili e smontabili, proprio di torri che celebravano appunto i matrimoni, vennero fatte anche, vabbè, io sono una fan, tra virgolette, di Aldegonda anche per i matrimoni di Francesco V e Aldegonda, ma penso per tutti i duchi. C'era questa abitudine appunto di fare questi apparati che celebravano appunto i matrimoni e le feste. E inoltre c'era anche l'abitudine, qua lo vediamo nell'altra slide, di fare dei carri che venivano trascinati davanti a Palazzo Ducale oppure lungo le vie delle principali della città. E vediamo che nel primo, questo qua alla mia sinistra, vediamo nel primo Bradamante che cavalca l'aquila estense e l'aquila estense ha la corona in testa. Oltre a tutti questi apparati che venivano fatti per celebrare questo importante matrimonio, venne anche rappresentato nel salone d'onore del Palazzo Ducale uno spettacolo con ampio valore simbolico che rappresentava questo matrimonio. Mi soffermerei un attimo su questa slide per farvi notare di com'era quel salone d'onore che noi adesso vediamo per chi l'ha visto, di com'era e di com'è. Adesso, la prima cosa che ci salta agli occhi è che non esisteva assolutamente la balconata, che
che se vediamo vi erano delle specie di balconate o palchi, immagino che poi sarebbero stati tolti perché mi pare che ci siano palchi anche sopra una porta, e addirittura sullo sfondo una specie di trono, e che comunque la balconata in alto che noi oggi vediamo proprio non esisteva. E quindi di come sia cambiato completamente questo salone d'onore arrivato ai giorni nostri. Il 19 marzo si mise poi in scena anche un carosello in cui campeggiavano le allegorie dell'Elba e del Po. La simbologia, appunto, come vi ho detto prima, alludeva al ricongiungimento appunto dei due rami derivanti dal capostipite Azzo II, che finalmente si erano riuniti dopo 2 secoli. Appunto, il ramo tedesco che proveniva da Guelfo IV e il ramo italiano che proveniva da Folco. Infatti, con il matrimonio di Rinaldo e Carlotta, qua li vediamo, questo è un mio fotomontaggio perché in realtà non esistono nessun. Non esiste nessun ritratto insieme dei miei sposi, degli sposi, dei miei sposi, scusate, degli sposi. Qua vediamo Rinaldo in un ritratto che lo glorifica, e qua invece vediamo Carlotta seduta su un bellissimo divano di velluto, mi pare, che sta suonando un strumento musicale. E appunto. Si vedeva di buon occhio dopo secoli questo legame che ricongiungeva gli estensi italiani, fra virgolette, con gli estensi inglesi. Spero che Fabio mi passi questo termine. E questo appunto riprende il discorso che facevamo la volta precedente con Fabio, di come questa dinastia estense, anche se bistrattata dalla storia, ha saputo comunque legarsi a varie dinastie molto importanti, e quindi sarebbe bello leggere tutte le varie diramazioni, i vari legami che si sono avuti con tutti i matrimoni, i parenti, i figli, eccetera, i discendenti, di come gli estensi in realtà vivono ancora in varie dinastie, come ad esempio gli Hannover, che adesso hanno cambiato il nome e sono Windsor, perché nella seconda guerra mondiale ovviamente c'era l'animo antitedesco, e così via. E ritornando comunque a Carlotta, Carlotta comunque prima di dare alla luce il primo figlio, che poi in realtà era una bambina e succedette nel 1697, ci volle quasi un anno, e dette alla luce una bambina a cui venne posto il nome di Benedetta Maria Ernestina. Lei in un primo tempo si fidanzò con suo cugino Benedetto Stuart, ma poi non si arrivò mai al matrimonio, non si sposò mai, e dalla sua lastra tombale nella cappella ducale di San Vincenzo si legge che quella lastra è stata portata dall'ex monastero delle Agostiniane, che visse in modo religioso, di integri costumi, sempre pronta ad aiutare i bisognosi, e che morì a Sassuolo alla veneranda età di 80 anni per quel tempo, e che sua sorella Maria provvide alla sua sepoltura. Ovviamente la nascita di una femmina ora per noi può essere motivo di gioia, ma per quei tempi non lo era affatto, perché
vigeva la legge Sai, che quindi una donna non poteva regnare neanche nel Ducato di Modena. E quindi Carlotta fu il bersaglio. Modena era una corte, come in tutte le corti esistevano tutte le male lingue possibili e immaginabili, e quindi Carlotta divenne il bersaglio delle male lingue perché iniziava a girare la voce che comunque lei non sarebbe stato gra in grado di dare un erede maschio. Ma finalmente nel 1698 arrivò il tanto agognato erede. Qua in questa slide vi faccio notare, oltre alla bellissima stampa, secondo me questa duchessa aveva comunque una cosa, una nota personale, aveva un gusto magnifico nel vestire. Qua vediamo un suo, la sua firma. Vedete sotto c'è scritto Carlotta Duchessa di Modena, affezionatissima Carlotta Duchessa di Modena. Comunque, parlavamo che finalmente nel 1698 arriva questo agognato erede, Francesco Maria, che sarà il futuro Francesco III, che sposerà la, tra virgolette, allegra Carlotta d'Anglè, proveniente dalla reggia di Versailles. Saranno tutti e due il contrario dei due genitori, molto allegri e molto frivoli, ma questa è tutta un'altra storia, ne parleremo magari un'altra volta. Qua nella slide vi ho messo il ritratto di Francesco Maria, poi divenuto Francesco III, e gli apparati che sono stati fatti davanti al Duomo per celebrare il battesimo dell'agognato erede del Ducato, perché un'altra usanza era che per i battesimi, i funerali e i matrimoni, anche davanti alle chiese, si costruivano questi apparati, ovviamente poi venivano tolti davanti alla chiesa per renderla ancora più bella e più magnifica. Nel 1699, questo non lo sapevo neppure io. A Modena, addirittura, per sempre ribadire quello che abbiamo detto la scorsa volta con Fabio, che purtroppo la dinastia estense dalla storia e dagli storici continua a essere bistrattata, e io continuo a martellare su questo, per capire l'importanza di questa città che ha avuto nella storia anche del mondo, nel 1699 a Modena avvenne, anche se per procura, comunque avvenne un matrimonio imperiale, perché la sorella di Carlotta, Guglielmina Maglia, e qua lo vediamo nella slide, sposava il futuro imperatore Giuseppe I, e a fare le veci dello sposo, essendo un matrimonio per procura, fu Rinaldo. La celebrazione avvenne a Palazzo Ducale, nella sala detta di Psiche, trasformata per l'occasione in cappella di corte. Lasciando la corte di Modena, la sorella Guglielmina Maglia venne accompagnata, oltre che dalla madre, anche dai duchi di Modena, ma Carlotta dovette essere trasportata su una lettiga perché è incinta e attendeva la sorella a Bonporta finché si imbarcasse sul Bucintoro. A Bonporta, se voi andate, anche qua facciamo una piccola digressione, se voi andate trovate ancora la struttura di quello che era il porto, ve lo dice anche il nome, e comunque i duchi usavano navigare molto spesso e raggiungere le varie mete per via fluviale. Anche da Modena, quello che adesso è Corso Vittorio Emanuele II,
Una volta si chiamava via Darsena, perché lì, quasi a metà, vi era la Darsena e lì c'era la nave, il Bucintoro, poi, che era la nave con cui, molto bello da vedere, c'era una stampa, la potevo mettere, vabbè, prossima volta, e con cui i duchi usavano per via fluviale raggiungere le varie residenze. Ne dico una, tipo, adesso andiamo avanti nel 1800, la duchessa Aldegonda dal castello del Catajo prendeva via nave, facendo una breve sosta in una loro tenuta, raggiungeva Villa Imperiale o Villa Pisani, perché in quella villa risiedeva l'imperatrice Marianna, che era stata la madrina della loro unica figlia. Per cui, e capite bene che a quel tempo i fiumi, come mezzo di trasporto erano molto importanti. Scusate il mio agguerio, ma il gatto. Quindi, con questo matrimonio imperiale, Rinaldo cosa mirava poi? Mirava poi a legare sempre di più il Ducato di Modena all'impero. E questo legame che inizia sia col matrimonio di Carlotta che con il matrimonio di Guglielmina Amalia darà i suoi frutti più avanti. Con il figlio Francesco III, che farà sposare la nipote Maria Beatrice, niente meno che a un figlio di Maria Teresa, Ferdinando Carlo, e quindi avremo la dinastia Estense, a Austria Estense, Austria Este, mi viene, se no mi sgrida Fabio. La dinastia Austria Este, perché anche qui, si dovette arrivare a questo matrimonio per poter far proseguire la dinastia Estense, perché altrimenti, come abbiamo detto, vi era solo una figlia e la figlia non avrebbe potuto regnare. Quindi Francesco III colse l'occasione di fare sposare la nipote figlia del duca Ercole III a un figlio di Maria Teresa, così legando sempre di più il ducato all'Austria, all'impero asburgico, rendendolo sempre più sicuro, più importante. Nel 1699 Carlotta diede appunto alla luce un'altra figlia chiamata Maria Giuseppina d'Este, che vedete nella slide, che sposò segretamente un avventuriero, tale marchese di Villeneuve. Morì nel 1778 a 79 anni. Nel 1700, diciamo qua ancora perché c'è. Nel 1700 nacque un altro maschio, Gian Federico d'Este, che vediamo sempre nella stessa slide, e non ho trovato nessuna immagine di Gian Federico d'Este, ma ho solo fotografato la lastra tombale che c'era nella cappella ducale di San Vincenzo, ed era il figlio preferito del duca, perché di Rinaldo, perché Rinaldo non andava tanto d'accordo con il primogenito. Dalla sua lastra tombale si evince che fin da piccolo fu addestrato nelle arti militari, fu mandato a Vienna. Servì facendo carriera sotto Eugenio di Savoia, morì a Vienna il 16 settembre 1727 a soli 26 anni, e di questa morte Rinaldo ne rimase molto
colpito perché era proprio veramente il suo preferito, anche se sapevo che non sarebbe mai salito al trono del ducato, ma era il suo preferito. Alla mia sinistra vediamo Enrichetta d'Este, che nacque nel 1702, divenne duchessa di Parma in quanto sposò Antonio Farnese e fu membro del consiglio di reggenza fino al 1731. Sposò poi in seconde nozze il Langravio Leopoldo d'Assia d'Amstadt e morì il 30 gennaio del 1777. Nel 1702 i duchi ripararono a Bologna per l'arrivo dei francesi, ma rientrarono nel 1704 e nel 1708 nacque Clemente, ma morirà solo pochi giorni dopo, e per ultima nel 1710 una bimba nata morta. La madre di Carlotta soggiornò a Palazzo Ducale e per lei venne fatto costruire niente meno che un appartamento apposito. E da quello che leggevo, dagli inventari, ad esempio, venne fatta fare una bussola con profili d'oro, camini in marmo, ma storia vecchia, purtroppo suocera e genero non andavano molto d'accordo e quindi Benedetta Enrichetta fece ritorno a Parigi. Scusate un attimo che vi dà. Si sa inoltre dagli inventari che vennero fatti anche per Carlotta dei camini in scagliola, dei telai da ricamo, un tavolino verde e una spinetta ornata in oro. Si ha quindi la sensazione che la vita a palazzo trascorra, segnata il tempo della vita a palazzo, trascorra segnata dai parti della duchessa, in vista dei quali si preparavano culle, si facevano arrivare i merletti per la biancheria delle Fiandre. Carlotta era di indole molto riservata e non voleva gravare sul marito coi suoi problemi per lasciarla gestire il ducato. Purtroppo era di salute molto cagionevole e le troppe gravidanze che si succedevano, credo che abbia avuto una decina di gravidanze, perché poi non ho elencato anche i figli morti, ma comunque erano gravidanze che si succedevano quasi una attaccata a quell'altra, finirono per stremarla e per portarla alla morte proprio nel 710, dando alla luce quella famosa bambina morta. Ed era il 29 settembre del 1710, quando morì Carlotta, e la duchessa e Carlotta aveva 39 anni. Rinaldo tenne per la sua sposa un funerale solenne nella chiesa di Sant'Agostino, che è il Pantheon degli Estensi. Furono erette sontuose decorazioni sul tema della virtù che trionfa sul tempo e sulla mo morte. Le lampade d'argento erano sospese tra le colonne e le lesene, i drappi neri che ricoprivano le pareti, le statue, i fregi, i candelabri d'oro, le teste dei morti, le colonne dipinte ad imitazione del marmo con i loro capitelli in finto oro, le statue, gli scudi blasonati con le armi, e il cuore di questa opulenza era l'enorme catafalco in mezzo alla chiesa, e qua lo vediamo, e ne vediamo anche un particolare, in cui sono rappresentati sia gli stemmi degli Estensi che quelli dei Brunswick. Vedete questo enorme catafalco in cui in mezzo vi era la tomba della duchessa
E questo catafalco era appunto in mezzo alla chiesa di Sant'Agostino. Notate sempre nel particolare che vi ho messo che sopra ai due stemmi vi è l'aquila imperiale. Questo catafalco fu progettato dall'architetto ducale Tommaso Bezzi. Nella realtà esistono due lapidi dedicate a Carlotta. E questo vi domanderete il motivo. Lo sappiamo perché tutte e due le lapidi sono nella cappella funeraria ducale nella chiesa di San Vincenzo, che raccoglie le spoglie di quasi tutti i sovrani di Modena. E sulla seconda lapide dice che le spoglie di Carlotta furono traslate dall'ex monastero delle monache agostiniane. Io ho cercato, se qualcuno lo sa dove fosse ubicato, ma io ho cercato, non l'ho trovato. Furono traslate comunque dal monastero delle monache agostiniane insieme alle ceneri della figlia Benedetta e di altri infanti. Quindi adesso dentro alla lapide che è nella cappella ducale, che è sulla mia sinistra, sappiamo che all'interno, oltre a Carlotta, vi è la figlia Benedetta e altri due infanti, probabilmente quelli nati morti. Mentre nella prima lapide, quella del monastero agostiniano, ci dice che la duchessa non è morta, ma che è andata verso il cielo, che era piena di virtù. Nata principessa, andò sposa a Rinaldo ed entrambi appartenevano a due rami di una stessa dinastia che col loro matrimonio si ricongiunsero. Poi sulla lastra è scritto che a stento visse 15 anni da sposata, circondata da tanto amore, ma che purtroppo la nascita di un bambino morto le tolse la vita. E questo è tutto, vi lascio con questa slide di Carlotta che a me piace tantissimo, dal viso stupendo, in cui è il particolare di quel dipinto in cui lei veste i panni di Diana Cacciatrice, e vi ringrazio per l'ascolto. Spero di essere stata chiara. Un po' mi sono persa, ma spero che, insomma, vi sia piaciuto ascoltare la storia di questa duchessa così poco conosciuta, così riservata e umile che, come allora, quasi tutte le nobili, donne nobili e non erano deputate a far figli, specialmente le donne nobili, a dare il famoso erede. E lei venne sposata soprattutto per questo motivo. Di sicuro Rinaldo gli volle un mondo di bene. Scusate, sempre il gatto. Scusate un attimo. Perché qui quanto rompe il gatto e niente, e spero così di vi presento il gatto. Questo è il mio gatto che si chiama Mimo ed è un rompimimo. Ecco, Mimo, sei in diretta e spero di essere stata abbastanza chiara. Ringrazio tutti con leggo qua tutti i ringraziamenti dal presidente di Croce Reale. Saluto Fabrizio, presidente, saluto
il vicepresidente Omar, Daniela, grazie, sto sudando, Gabriele e Anna Clara, vi ringrazio tantissimo di avermi seguito. Io vi do appuntamento alla prossima volta, sempre con Fabio, che parleremo stavolta degli Este nel Ducato di Ferrara, e il giorno dopo subito Daniela, visto che stai ascoltando, il giorno dopo subito, il 23, avremo Daniela Ori che ci parlerà invece di Laura Martinozzi, una duchessa di ferro che ebbe la reggenza del ducato, poi ci spiegherà lei, non voglio annunciare altro, e sarà molto interessante ascoltare anche questa storia di questa donna. Vi saluto, vi auguro una buona serata e arrivederci a presto.